buon pomeriggio e ben ritrovato. Buongiorno a voi. Secondo lei, dove sta la verità, soprattutto per quanto concerne il Piano Nazionale Resilienza e Ripresa? Perché la Repubblica continua ad insistere, Conte li chiama fake news. Ecco, secondo lei, dove sta la verità? La verità è questa, che il governo sta lavorando, c'è il Comitato per gli Affari Europei, un comitato che era stato creato sotto il governo Monti, che è presieduto dal Presidente del Consiglio e coordinato dal Ministro per gli Affari Europei, Amendola, e che lavora assieme agli altri ministri e diciamo, con l'aiuto di comitati tecnici. Quindi il lavoro sta andando avanti. E nessun altro paese in realtà ha presentato i propri piani, sono state presentate delle linee guida, ma non i veri e propri piani dettagliati. La questione è che tutto questo viene fatto nella più assoluta riservatezza. Io personalmente ho qualche perplessità su questo, su questa estrema riservatezza, perché diciamo. Non si tratta solo di spendere grandissime cifre, ma si tratta anche di fare le riforme che ci chiede l'Unione Europea aiutandoci con questi fondi. Tra le altre cose ci sono cose massicce come la riforma della giustizia o la riforma della pubblica amministrazione, che sono i veri, come dire, la vera zavorra di questo paese, della sua competitività, della sua capacità di crescere. E queste cose credo che non si possano fare di nascosto, cioè questo richiede un impegno del governo e un dibattito pubblico molto ampio. Io ho un po' il timore che se questa cosa viene resa nota a gennaio, quando viene presentato, o a febbraio, quando viene presentato il piano all'Unione Europea, comunque entro aprile, ma noi cerchiamo di anticipare, a questo punto ci possono essere tutte le reazioni dei vari stakeholder, positive, negative. Mentre forse converrebbe anticipare un po', diciamo, il momento della trasparenza e della discussione pubblica. Ecco, che cosa potrebbe accadere invece se Polonia e Ungheria continueranno ad insistere con il no al recovery? Che cosa potrebbero fare gli altri paesi? Può esserci effettivamente una prima uscita, ecco, se possiamo dire, da questa parte, ovviamente dalla mappa. Ma dunque, diciamo, rinunciare a questi fondi per Polonia e Ungheria sarebbe un disastro. Non credo che i rispettivi governi potrebbero resistere, in rapporto al loro PIL. Loro sono i principali beneficiari di questi fondi, quindi francamente mi sembra difficile. Dove, naturalmente bisognerà fare qualche compromesso su una questione di principio molto delicata come quella del rispetto dei principi dello Stato di diritto. Quello che mi preoccupa di più sono i paesi nordici che potrebbero cogliere la palla al balzo di passi indietro dell'Unione Europea sui temi dello Stato di diritto con Polonia e Ungheria, per dar fiato alla loro tradizionale opposizione a un debito comune europeo, a dare tanti soldi a un paese come l'Italia, eccetera. E tenendo conto che tutto questo deve essere approvato dai rispettivi parlamenti in Olanda, in Finlandia, eccetera, eccetera, in tutti i paesi dell'Unione. Quindi il processo effettivamente è a rischio. Credo che diciamo, gli odds siano dalla parte del successo, ma non è ovvio. Ecco, secondo lei, quali sono le possibilità per un possibile accordo entro il 10 di dicembre? Ma credo entro il 10 dicembre piuttosto basse, quindi immagino che si vada all'inizio dell'anno prossimo. Questo mi sembra lo scenario più probabile. Penso che alla fine un accordo lo si trova e forse non fa questa enorme differenza se lo si trova entro il 10 di dicembre o entro il 10 di gennaio. Però ripeto, il rischio è che l'accordo non lo si trovi. Si può immaginare naturalmente di fronte a Polonia e Ungheria di fare una specie di
no, non una specie, un accordo intergovernativo simile a quello che è il MES, per esempio, per fare questo fondo. Però è difficile farlo senza i paesi nordici, senza i paesi dell'est e senza i paesi nordici. Quindi, diciamo, il problema non è facilmente risolvibile. Ecco, sicuramente sarà anche una situazione molto complessa per l'Italia. Io non vorrei citare solo l'Italia, certamente i fondi sono importanti per tutti i paesi, però quali scenari si potrebbero aprire per l'Italia in caso un accordo non ci dovesse essere, ecco. Ah, l'Italia è uno dei principali beneficiari, cioè il 20%, il 13% del PIL dell'Unione Europea dopo la Brexit, e ha il 20% dei grants, cioè dei finanziamenti a fondo perduto, e quasi il 30% dei prestiti, che sono prestiti molto agevolati che ci fa l'Unione Europea. Quindi per noi sarebbe come dire, un guaio grosso non avere questi fondi, e un fallimento verrebbe percepito poi alla fine come un fallimento del governo nel negoziato europeo, anche se la responsabilità poi non è naturalmente del nostro governo, ma piuttosto dei governi dei paesi di Visegrad e dei paesi del nord. Ecco, vorrei parlare anche di un altro dibattito molto interessante, apertosi appunto questa settimana dopo un'intervista di David Sassoli che ha rilasciato nei giorni scorsi appunto alla Repubblica, dove parlava di una possibile cancellazione del debito. Invece, ovviamente, Christine Lagarde, la presidente della BCE, ma anche De Guindos, se vogliamo, il vicepresidente della BCE, hanno risposto in una maniera proprio senza lasciare alcun equivoco che questo è cancellare i debiti è decisamente contro i trattati e che non è proprio un'opzione. In particolar modo, Christine Lagarde ha risposto ieri così ad una domanda dell'eurodeputato Marco Zanni dalla Lega. Ovviamente la destra in Italia, se possiamo dire, si è scatenata, se vogliamo, anche su Twitter, ma non solo. Quindi, qual è la sua posizione? Anche che cosa ne pensa solo fare questa domanda in quanto è decisamente contro i trattati? Ma diciamo, porre questa questione adesso è di un impolitico impressionante, mancanza di senso politico, o magari si hanno obiettivi diversi da quelli che ha l'Italia. L'Italia adesso deve stare allineata con Francia e Germania per cercare di risolvere questo puzzle del Recovery Fund. Un'affermazione del genere non fa altro che scatenare, diciamo, gli istinti più anti-europei dei paesi del nord e anche dell'opinione pubblica in Germania. Ci sono articoli di fuoco oggi e ieri, in questi giorni, sui giornali tedeschi. Dal punto di vista della sostanza economica è perfettamente inutile. Per un lungo periodo di tempo la BCE rinnoverà i titoli scadenza, quindi cancellarli, come si dice, è soltanto una partita di giro. Adesso gli stati pagano gli interessi alla BCE o all'eurosistema, che poi li restituisce, li retrocede agli stati sotto forma di utili. Quindi, se tu cancelli questa cosa qui, gli stati smettono di pagare gli interessi e le quote capitali all'eurosistema, e l'eurosistema smette di restituire questi soldi sotto forma di utili. Quindi il conto economico degli stati non cambia, non cambia neanche lo stato patrimoniale, perché a fronte della cancellazione di una posta del passivo ci sarebbe una cancellazione di una posta dell'attivo, che è, diciamo, il patrimonio delle banche centrali, che è un attivo poi degli stati alla fin dei conti. Quindi è proprio una sciocchezza. In effetti è una domanda molto strana. Ecco, intanto cosa si aspetta dell'incontro di dicembre della BCE? Dunque, beh, insomma, è già stato annunciato che ci saranno delle novità, nel senso di rendere ancora più forte il sostegno della BCE alla liquidità dell'Eurozona. Quali misure esattamente
se un aumento degli acquisti di titoli nella linea contro la pandemia, se addirittura un'ulteriore riduzione dei tassi che ritengo un po' improbabile perché crea problemi alle banche, questo non lo so, ma sicuramente, cioè quasi sicuramente ci sarà l'annuncio di una misura, di ulteriori misure espansive alla luce dell'evidenza della seconda ondata della pandemia, della conseguente ricaduta in recessione dopo la ripresa del terzo trimestre e anche del fatto che non c'è proprio traccia di inflazione, anzi, semmai c'è una tendenza ad scendere dei prezzi nell'eurozona. Grazie mille a Giampaolo Galli, Osservatorio Conti Pubblici dell'Università Cattolica. Buon pomeriggio e buon weekend. Grazie a voi, arrivederci.